È stata inaugurata presso la Casa Salesiana di Via Margherita di Savoia la nuova comunità alloggio per minori Peppino Brancati. Alla presenza del vescovo della diocesi di Nola, Monsignor Francesco Marino, e del direttore dell'associazione religiosa Don Antonio Carbone, è stato effettuato il taglio del nastro per la nuova struttura, che ospiterà 8 ragazzi tra i 14 e i 21 anni, inviati dai servizi sociali territoriali e dal centro di giustizia minorile. Si inauguriamo la comunità per minori Peppino Brancati, ospiteremo 8 ragazzi, noi cerchiamo di mettersi a disposizione di questi ragazzi, di dare di più a chi la vita ha dato di meno. Sì, queste cose veramente allargano il cuore, perché sono dei segni positivi, delle testimonianze anche umane molto feconde, perché prendersi cura di chi vive un disagio, avrà anche sbagliato probabilmente, e inserirli nella vita sociale, ma soprattutto svolgere, come sanno fare bene anche i salesiani, ma anche i buoni educatori cristiani, inserirli in un contesto di cura, di amore, di paternità anche, perciò il richiamo alla una casa alloggio che è come una famiglia è fondamentale per il riscatto generale della società e per la speranza che noi sempre dobbiamo alimentare nei giovani. È importante custodire questo carisma che ha trasmesso San Giovanni Bosco, ma presente anche poi nelle realtà parrocchiali, perché le parrocchie stanno sviluppando sempre più una cultura oratoriale, cioè dove i giovani possono ritrovarsi insieme, fare esperienza di amicizia, crescere nello spirito di fede, nella fede in Gesù, nella presenza del Signore, nei suoi insegnamenti nel Vangelo e poi nei valori sociali autentici.